Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon FireRush. Io sono GlacialSphere ed oggi affronteremo la Lega Pokémon di Hoenn. Avete sentito bene? Praticamente concluderemo la regione di Hoenn sfidando proprio la Lega Pokémon. Senza ulteriori indugi, quindi esploriamo questa Evergrande Conference, che è il sito appunto dove viene ospitata la Lega di Hoenn. E qui abbiamo il solito negozio fake del Team Rocket. Salve, questa ragazzina che appunto pensa che il Team Rocket sia un negozio fasullo. Qui possiamo comprare le bacche, non ci servono per ora. Questa è pronta per fare la lega con Cyndaquil, buona fortuna cara mia. Questo invece ci vende le bibite, che sono ottime in realtà. Sono ottime perché costano di meno, se non sbaglio, delle normali cure. Quindi prendetene un po' se volete, sono davvero buone. Facciamo che prendiamo un po' di limonata. Ecco fatto. Poi proseguiamo di qui. E allora, salve. Questa è pronta per combattere nella Lega. Qui possiamo ancora prendere gli incensi. Ok. E lui invece è un allenatore che ci sfida. Prima appunto di andare alla Lega Pokémon vuole fare un po' di allenamento. Swalot, mi sa che non l'avevamo ancora visto. Oh, tipo veleno lui, eh? Tipo veleno. Andiamo di Crabhammer. Ah, Sludge Bomb mi farà malissimo, vero? Sì. Però abbiamo fatto discretamente male anche noi. A questo punto mandiamo il nostro Torkoal, però. Direi che è una scelta migliore. Allora, Torkoal. Sludge Bomb, se la becca in faccia, va bene. E viene pure avvelenato, va bene. Va bene, va bene. Noi con Terremoto dovremmo riuscire a buttarlo giù, però. Bravo, Quick Claw. Ah, di pochissimo. Ok, lui usa Bullet Seed, non si sa bene per quale motivo, dato che non è molto efficace contro di noi. Nel frattempo comunque ragazzi, vi ricordo sempre, come al solito, di lasciare un bel mi piace, di commentare, di iscrivervi, fare tutto quello che volete. Magari adesso, dato che questo sarà molto probabilmente l'ultimo episodio, al netto di qualche extra magari che potremo fare successivamente alla Lega, questo potrebbe essere l'ultimo episodio di Hoenn. Quindi potete anche tirare le somme su quello che abbiamo fatto ad Hoenn. Vi è piaciuto? Non vi è piaciuto? Cosa avreste fatto meglio? Io per esempio ho una critica su questa regione di Hoenn, su come è stata fatta, perché secondo me rispetto ai giochi principali ha tolto tanto il fatto di non dover usare surf. Perché se ci pensate bene, Hoenn si basa tantissimo su percorsi acquatici. E avendoli tolti tutti, perché Ash non ha surf ovviamente, fa tutto con i traghetti, avendoli tolti tutti, insomma, si è tolta un bel po' di roba da Hoenn. Ok, abbiamo battuto anche lui. E quindi è risultata un po' indebolita questa regione, non trovate? Allora, qui prima di andare di sopra a sfidare di nuovo Brock, entriamo nella Lega e andiamo a curarci. Ormai comunque dovrebbe essere abbastanza familiare questo edificio, questo tipo di edificio della Lega. Salve. Drop out now, because we will be the winners. Ovviamente loro saranno i vincitori. Questo è venuto per vedere suo fratello gareggiare. Questo era in dubbio se usare Pokémon di tipo acqua o Pokémon di tipo buio. Il suo Charizard e lui la faranno a pezzi questa competizione, va bene. Double battle, siamo only prepared for singles. Attenzione, ci saranno battaglie in doppio e lei si è preparata solo per le battaglie in singolo. Infatti è nervosissima, guardate come fa avanti e indietro. Dimenticati delle battaglie. Hai visto tutto quello che vendono qui, come al solito appunto. C'è lui che non mi fa uscire, grazie. C'è lui che dice appunto che hanno un sacco di roba da vendere, molto interessante. E questo è preoccupato se appunto andrà a perdere la battaglia. Andiamo però a battere Brock. I figured you would be here. I know you're busy preparing for the league, so I think a battle might help you out. Perfetto. Ha pensato che appunto sarei stato occupato a prepararmi per la Lega e quindi una battaglia sarebbe stata utile. Ah, è vero che lui manda sempre Fortress all'inizio, mannaggia me. Mandiamo subito Torkoal con un lanciafiamme. A parte che lui, vi ricordo, ha vigore, quindi non lo shotteremo in ogni caso. Però usiamo lanciafiamme, magari siamo fortunati lo bruciamo. Se siamo fortunati lo bruciamo, non volevo andare qui. Se siamo fortunati lo bruciamo, muore comunque, anche se ha vigore. Vediamo, niente, no. Ok, ha messo due strati di punte. Bella l'animazione di esplosione. Mi ha tolto anche un fottio, va bene. Corphish a livello 45, Snorlax al 38 e Torkoal al 47. Ci ha fatto salire di livello 3 Pokémon.
Ludicolo. Sì, cambiamo Pokémon e mandiamo Swellu. Non dovrebbe prendersi le punte perché è di tipo volante, in teoria. Quindi siamo tranquille. Infatti non si prende danno. E andiamo di volo. Bullet Seed. Ci ha provato a farci semitraglia. Volo lo sciotta, ottimo. Questa è tutta esperienza ottima per noi, eh. Mudkip. Proverei a cambiare Pokémon, addirittura a mandare Sceptile, ma non conviene perché prenderebbe un sacco di danni di punte. A questo punto lasciamo che Swellow finisca la battaglia, tanto non potrà mai perdere contro Mudkip. Ok. Un po' di punticini per Swellow. Ancora così forte, come sempre. Ok, interrompiamo l'evoluzione di Corphish. E a questo punto vi faccio vedere anche cosa c'è qui sotto. C'è dell'erba alta con alcuni Pokémon interessanti, come Crobat, per esempio, molto interessante. Potremmo catturarlo. Ah, vero. Sì, grazie, per favore. Oh. Cambio un attimo Pokémon davanti perché non voglio continuare a fare questa cosa ogni volta che incontro un Pokémon selvatico, dato che il mio Corphish è molto lento. Lui è qui ad allenarsi, appunto questa zona è utile per allenarvi se volete. Qui troviamo anche Wingull. Se non l'avete ancora catturato. E so per certo che ci sono un paio di Pokémon che noi non abbiamo ancora catturato. Quindi farei altri due tentativi per vedere se esce qualcosa di interessante. Donphan ce l'abbiamo già. Però come vedete sono dei Pokémon che danno parecchia esperienza. Tranne Wingull, magari. Donphan e Crobat danno parecchia esperienza se li buttate giù. Ecco, Linoone è uno di quelli che non abbiamo ancora. Avremmo potuto far evolvere uno Zigzagoon, quello sicuro. Però perché farlo quando possiamo tirare una Quick Ball su di lui e sperare di catturarlo immediatamente? Oh, cattura critica addirittura. Niente male. Niente male davvero. Ok, saremo a livello 47. E abbiamo anche Linoone. Ultimo tentativo, vediamo se esce l'altro Pokémon che probabilmente ci manca. No, esce Oddish. Va bene. Come non detto. Fuga. Magari ci perderò io qui un po' di tempo a cercare il Pokémon che ci manca. E magari a far evolvere anche qualche Pokémon che abbiamo. Sfruttando comunque tutta quell'esperienza che possiamo prendere lì. Per il Limindex, ovviamente. A questo punto, ragazzi, direi di iscriverci alla Lega. Non perdere altro tempo. Vai. Salve. Ok, ci registriamo. La prima battaglia sarà la fase di eliminazione. Buona fortuna. Sono i primi a sinistra, praticamente. Ok. Noi prima però andiamo anche a comprare qualche strumento per ricaricarci. Tipo Full Restore non è male, ne abbiamo solo uno nello zaino, prendiamone altri 9. E qualche Full Heal. Dov'è che ce l'ha lui qui? Sì, altre 4. E vediamo un po' se possiamo comprare anche qualcos'altro. Qualche Revitalizzante, non ce l'ha, eccolo qua, Revive. Bene, abbiamo 15, direi che bastano. Bastano, avanzano. Possiamo vendere a dire la verità qualcosa. Però questo magari lo farò fuori dal video per non perdere tempo. Andiamo. Elimination Round. Are you ready? Sì. Andiamo dentro con Corphish direttamente. Ah no, ok, è un Karateka. Quindi forse avrà Pokémon di tipo lotta. Lasciamo Swellow allora. Pronti? Vai. Accanto a Fordal, Toulouse. Non può permettersi di perdere. Entriamo con Swellow. Sceptile. Ah, è un 1 contro 1. Oddio, ma non so chi manda lui. Io non so chi manda, mannaggia. No, no entry, non Swellow. Manderei Torkoal, che è il più versatile. Mandiamo lui, perché non so chi manda questo Karateka. Vediamo, eh. Hitmonlee, ok. Ok, ce la può fare Torkoal. Ha una difesa bella alta. Gli può tirare un paio di lanciafiamme e shottarlo. Oh, Quick Claw, buono. Rolling Kick, va bene. High Kick Jump. Ok, buono. Primo round fatto. Ok, se possiamo indovinare magari il tipo di Pokémon che hanno dal come sono vestiti gli allenatori, allora è una buona cosa. Congratulazioni, hai passato i preliminari. La tua prossima battaglia sarà una battaglia in doppio. Ok, andiamo a tirarci una cura allora. E per la battaglia in doppio direi che possiamo provare con la strategia Terremoto di Torkoal, quindi Torkoal ancora, e magari Sceptile, non tanto Swellow. Magari Sceptile, così ci troviamo davanti a un Pokémon di tipo acqua, proveremo a fare qualcosa. Ok, tutto roccia qui. Io manderei appunto Torkoal e Sceptile, più
mi sembrano due buoni Pokémon per la lotta in doppio. Non hai una non hai alcuna possibilità, ci dice. Vedremo. Vai. Sceptile e Torkoal. Vediamo un po', Chi manda lui? Il signorino Dominic. Tropius e Swalot. Ok, ok. Direi che abbiamo fatto una scelta buona mandando loro. Io inizierei con Xissor su Tropius. Aspetta, però lui è erba volante, vero? È erba volante, non è solo erba se non ricordo male. Quindi non gli faccio danno, non gli faccio il danno super efficace. Facciamoglielo comunque Xissor. E andiamo di Flamethrower direttamente su Tropius. Doppio focus. Ok, lo esotofoglio lama su tutte e due. Shockwave su Torkoal. Ok, doppio focus ha funzionato. E gli abbiamo tirato giù Tropius. Ed ora andiamo di Xissor su Swalot e Earthquake su entrambi. Ok, non gli facciamo molto danno, peccato. Tanto Earthquake Sceptile resiste, perché non è super efficace su di lui, anzi non è molto efficace. E andiamo a questo punto di Energy Ball, anche se non è molto efficace. E di Flamethrower, dovrebbe fargli molto male. Ok, gli farà sicuramente abbastanza male da tirarlo giù. Perfetto, abbiamo battuto anche Dominic. Sceptile a livello 50, ottimo. E ci ha dato pochissimi soldi però. Congratulazioni, hai superato anche il round delle lotte in doppio. La tua prossima battaglia sarà un'altra battaglia in doppio. Ok, andiamo a curarci. Vai, curiamoci Pokémon. Perfetto. E andiamo quindi qui. No, questo è lo stadio 1. Qui allora? No, stadio 2. Sei tu? Stadio 3. Allora devo parlare ancora con lui? Sì, vai. Altra lotta in doppio. Salve. Good luck to you. Andiamo ancora con Sceptile e Torkoal. Direi che è un'ottima coppia. Anche perché permette a Torkoal di usare terremoto senza fare molto danno a Sceptile. Oh, vabbè, qua si fa terremoto diretto e Energy Ball su Sharpedo. Vai. Addio Sharpedo. Torkoal a livello 48. Heat Wave non è niente male, ma Lanciafiamme è meglio, se non sbaglio. Sì, Lanciafiamme è decisamente meglio, quindi niente Heat Wave. Art Power ci ha usato alla faccia. Mi ha quasi shottato. Anch'io con terremoto gli ho fatto discretamente male. Andiamo di Energy Ball e di Earthquake di nuovo. Ok, buono, è morto comunque. Bene. Lo rischiate, con quel Camerupt. Lo rischiate davvero. Congratulazioni, ce l'ha fatta attraverso la battaglia in doppio. Un'altra battaglia in doppio, ok. Ok, ok, altra battaglia in doppio. Andiamo quindi a curarci Pokémon. Ecco fatto, e andiamo a fare un'altra battaglia in doppio a questo punto, vai. Di nuovo, se pensi di essere preparato? Beh, per adesso non è andata male con questa coppia, continuiamo così. Sperando di non fallire di nuovo, di non fallire più che altro, non di nuovo. Cool Trainer Clark, Quilava Charizard, che questa non va bene. Allora... Toxic su Charizard e Earthquake per tirar giù Quilava, ok? No, dai, ha mancato l'attacco. Ah, pure bruciato. Ok, su Charizard non ha effetto, me lo aspettavo. Ed ora è una lotta. È una lotta uno contro uno. Andiamo di Sludge Bomb. All'acciaio, va bene, non mi fa molto. Però si aumenta la difesa. Avvelenalo, per favore. Niente. Sludge Bomb di nuovo. Heat Wave mi farà malissimo, infatti. Riesce ad avvelenarlo? No. Qua tocca curarci, ragazzi. Tocca usare un Iper Pozione su Torkoal. Vai. Flamethrower. Ok. Andiamo ancora di Sludge Bomb. Io spero di riuscire ad avvelenarlo. Niente, curiamoci un'altra volta allora. E qua c'è andata davvero male con i Pokémon. Loro due entrambi di tipo fuoco. Io ho mandato in campo Sceptile, che è stato shottato come niente. Un colpo critico, va bene. Speriamo che lui non faccia un altro colpo critico. Ok.
Ho sudato freddo lì, eh. Ho sudato freddo, però ce l'abbiamo fatta. Mai, mai, mai. Oh. Ok. La tua prossima battaglia sarà la top 32. Pronti per la top 32, eh? Forse lì potremo usare più Pokémon alla volta. Sei tu? Right this way, sì. Vai. You're kinda cute, but you won't win because of that. Sei carino, ma non vincerai per quello. Ok, questa sarà una battaglia 6 contro 6 vera e propria. Venomoth. Inizia che io ho Swallow, niente male. Come inizio, perché io adesso uso un volo. Tra l'altro livello 46. Ah, lei ha provato a confondermi e fa uno switch-in con Golduck, che si prende in faccia un bel volo. Cambia un Pokémon. Penso che lui userà un attacco di tipo ghiaccio. Quindi mando Pikachu. Qua si usa Pikachu, ragazzi, anche, senza alcun problema. Siamo alla Lega. Se non si usa Pikachu qui, dove lo voglio usare? Scusatemi. Ok, ti sta bene. Paralizzato. E andiamo di Electro Ball. Buono. Poi chi mandi? Ductrio. Sì, cambiamo Pokémon e contro Ductrio manderei Corphish. Ductrio è veloce. Corphish c'è il rischio che muoia. Però voglio comunque provare ad usarlo. Anzi, non c'è il rischio che muoia. È quasi sicuro che muoia. Sand Tomb, ok. Buono, bravo Corphish, grande. Snorlant a livello 39. E Scizor, sì, contro Scizor ovviamente mandiamo Torkoal. Sperando che usi Quick Claw per attaccare per primo e tirargli un bel lanciafiamme in faccia. Così facendo salirebbe anche a livello 49. Flamethrower, ah, peccato. Ah, buono, buono, buono. Ha usato doppio team, ma il Torkoal non ha comunque fallito. Livello 49. E Walrein. Contro Walrein mandiamo Sceptile. C'è il rischio che Walrein ci tiri in realtà un bel geloraggio in faccia, eh. Questo è il rischio c'è. Però dobbiamo comunque usare il nostro Sceptile. Vediamo. No, Body Slam ci usa. Però ci paralizza. Infame. Andiamo di Leaf Blade. Eccolo qua il geloraggio. Oh, gli è andata bene comunque, cioè mi ha paralizzato con quel Body Slam. Non mi avesse paralizzato, avrebbe perso tranquillamente questo Walrein. Ma andiamo Pikachu e andiamo di Nuzzle. Addio. Perfetto. Ora, manderà in campo Venomoth. Beh, ritorniamo con l'inizio, con Swallow contro Venomoth. Ultimi due Pokémon a lei. Andiamo ancora di volo. Vediamo se lo cambia ancora. Ha provato a usare paralizzante. Dai! Ha missato. A questo punto siamo a aerosalto. Paralizzato e confuso. Se riesce ad attaccare è un pro. Se è un pro Swallow. Bravo. Andiamo di attacco rapido. Ah, lo cambia? Chi è che manda? Mistrivas. Quindi non avrà effetto il mio attacco rapido. Ok, si è pure colpito da solo. Cambia un Pokémon anche noi allora. E mandiamo Torkoal. Tocca mandare Torkoal qua. Bravo, metti la siccità. Destiny Wand. Ok. Però ora è passato il turno, quindi posso usare i Flamethrower senza problemi. Ok, bruciato. E un Pur si gode una bella bruciatura. Vai. Destiny Wand, ok, mi ucciderà. Fa niente. Mi porterà con lei nella tomba. Non è un problema. Ok, Snorlax prende punti esperienza. Ice Fang. Ecco, questo ha il 100% di congelare. Quindi io glielo metto. Glielo metto al posto di Bite. Tanto a Ghost Ball, a Shadow Ball comunque, non è male. Vai. Perché Ice Fang ha il 100% di probabilità di congelare. E mandiamo Snorlax. Contro Venomoth. E usiamo proprio Ice Beam. Silver Wind, va bene. Ice Beam. E addio. Venomoth. Così abbiamo usato anche Snorlant. E finalmente Snorlant ha ottenuto la sua prima vittoria vera e propria sul campo. Anche seppur con un avversario già molto distrutto. Congratulazioni, hai superato la top 32. La tua prossima battaglia sarà per la top 16. Ok, diventerà ancora più difficile, ragazzi, eh. Se quella è sembrata comunque una buona difficoltà, la top 16 sarà ancora più difficile.
Pronti per la top 16? Right this way. Ok, andiamo ancora con Swallow come iniziale? Oppure mettiamo il più versatile che abbiamo, ovvero Torkoal? Direi di mettere Torkoal. I don't really want to do this. Let's just do it. È un controsenso, però va bene. Vai, Karateka, chi è che mandi? Girafarig. Ok. Tipo Psico. Noi mettiamo la siccità e tiriamogli un bel Flamethrower. Il nostro attacco più potente anche grazie alla siccità. Vai, un altro Flamethrower. Light Screen. Si aumenta la difesa speciale, ma non abbastanza da sopravvivere alla seconda lanciafiamme. Ok. Poi Steelix. Direi di lasciare Torkoal. È un tipo acciaio, Steelix. Quindi Flamethrower. Dragon Breath ci paralizza. Per fortuna no. Ok, altro Flamethrower. Buonissimo. Buonissimo. Torkoal ha già tirato giù due dei suoi Pokémon. Sparandogli lanciafiamme nel muso proprio. Allora, Swampert. Sì, cambia un Pokémon, non andiamo Sceptile. Il counter perfetto per Swampert. Proprio perfetto. Gli tireremo giù un danno 4 perché se lo ricorderà per tutta la vita con l'Energy Ball. Attenzione, resiste comunque. Ah, lui stava caricando il pugno. Non mi ricordo di preciso come si viene tradotto in italiano quella mossa. Però quella in cui si deve caricare, se non viene colpito allora colpisce, ma se viene colpito perde la concentrazione. Gligar, altro tipo terra. Beh, Leaf Blade. A terra volante però mi sa, per quello non le abbiamo fatto il danno super efficace. Serviva un Pokémon di tipo acqua qui, tipo un Corphish. E andiamo ancora di Leaf Blade. E addio Gligar. Gligar tra l'altro ci manca ancora come Pokémon. Ok, Growlithe. Contro Growlithe però Corphish lo mandiamo. Assolutamente sì. Vai Corphish. E tirali un bel Crabhammer in faccia, va. Grande. Tre livelli sopra, ma Corphish comunque ha avuto ragione di lui. Metang, altro Pokémon tipo acciaio. Tutto tuo, Torkoal. Tutto tuo. Eccolo qui. Andiamo di Flamethrower. Takedown, si è preso anche un po' di danno da contraccolpo. E addio, Metang. Livello 50 per Torkoal, che in questa lega sta facendo davvero faville. E abbiamo battuto anche Morrison. Grandissima battaglia, spero che tu continui bene. E finalmente Snorunt alla lega si evolve in Glalie. E diventerà finalmente un Pokémon forte. Se è l'ultimo allenatore, penso ci manchi solamente un allenatore da battere. Avrà dei Pokémon di tipo drago, sapremo chi usare. Freeze Dry. Quello che one shotta. Ah no, è vero, è super efficace contro Pokémon tipo acqua. Questo è davvero molto utile. Questo è molto utile e quasi quasi è più utile di Ice Fang. Oppure gli toglierei Ice Beam, a dire la verità. Perché Head Battery lo voglio lasciare, Shadow Ball anche. Ice Beam quasi quasi lo tolgo. Dai, mettiamoli Freeze Dry, che è più succoso da usare come mossa. Ecco qua. Congratulazioni. La tua prossima sarà la Top 8. E la top 8 è dove Ash si fermerà anche in questa lega. Quindi sarà l'ultima battaglia. Gustiamocela fino in fondo. Vai da questa parte. Allora, attaccheremo di nuovo con Torkoal come Pokémon iniziale. Questa è la nostra squadra ormai definitiva, con Glalie al suo debutto. Vai. Let's both do our best. Alright. Facciamo del nostro meglio entrambi. Andiamo. Contro Tyson, vai. Tyson manda in campo Sceptile e noi abbiamo Torkoal. Ottimo, ottimo, ottimo. Vai, Flamethrower. Pure il Quicklow. Pure il Quicklow e Sceptile se ne va. Distrutto, one-shottato. Ariyama, tipo lotta. Beh, tocca a te, Swallow. I tipi lotta sono tuoi. Vediamo, eh. Andiamo di volo. Attenzione. Sta facendo ancora la mossa del pugno caricato. Focus Punch. Ok, non è riuscito. Forse centripugno. Centripugno potrebbe essere la traduzione in italiano. Ok, si carica di nuovo.
Noi usiamo volo e lo facciamo fallire ancora. Grandissima Ria, ma infatti lo sostituisce, si è rotto le balle, guardalo. Ok, Shift prenderà comunque un danno super efficace, non so perché l'abbia fatto, pure un colpo critico. È stato uno switchino un po' sfortunato da parte sua, un po' infelice, e rimanderà in campo Ariyama. Va bene, lasciamo ovviamente Swallow e andiamo di volo. Tra l'altro Ariyama è più veloce di Swallow, boh, va bene. Vai, caricati ancora, bravo. Aerosalto. Addio. Perfetto. Glalie a livello 43. Ed ora tocca a Metagross, tipo acciaio. E a questo punto mandiamo Torkoal di nuovo. Comunque è forte la nostra squadra di Hoenn, eh? Forse non la più forte in generale, forse quella di Sinnoh probabilmente sarà la più forte. Quella di Ash. Però niente male. Niente male davvero. Confusione. Ci fa parecchio male. Però noi con lanciafiamme ne facciamo abbastanza. Meteor Mash. Reggiamo. Ok. Metagross è andato giù. Livello 51 per Torkoal, che ha superato pure Sceptile. Meo? Davvero? Un Meo? Beh, Corphish è tutto tuo, Meo. Ma sarà un Meo di Alola? Ma no, non possibile. Possibile. Un Meo normale. Andiamo di Brick Break. Ah, un Meo con Thunderbolt. Ok, questo non me l'aspettavo, sinceramente. Non me l'aspettavo davvero. Andiamo allora con Sceptile. E usiamo Leaf Blade. Non dovrebbe avere molta difesa Meo. Infatti se lo prende tutto nel muso. E altro Leaf Blade. Ottimo. Infine chi mandi Donphan, tipo Terra. Lasciamo Sceptile. Ultimo Pokémon della Lega di Hoenn. Energy Ball. Resiste con vigore. Cos'è che fa? Mette della sabbia. Non hai fatto la scelta giusta, caro mio. Finiamolo con Forbice X, via. E abbiamo battuto a dire avete anche abbastanza agilmente la Lega di Hoenn. You did your best. Sì, anche tu. Ti sei qualificato nella top 8 quest'anno. Torna l'anno prossimo e grazie per aver gareggiato. Grazie a voi per aver indetto questa edizione della Lega Pokémon di Hoenn. E a questo punto abbiamo anche terminato la Lega di Hoenn. Appena usciamo dalla Lega c'è un tizio del professor Oak, un assistente del professor Oak che ci chiama. Che bello rivederti, Glacial. Sono uno degli assistenti del professor Oak. Vorrebbe che tu vorrebbe vederti il prima possibile. Ok, sappiamo anche dove andare nel prossimo episodio, ma per questo episodio e per la regione di Hoenn, a parte un piccolissimo extra che faremo nel prossimo episodio, è tutto. Io vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate della regione di Hoenn in questo videogioco, della regione di Hoenn nell'anime, se vi piace, se è la vostra preferita, se invece ne preferite qualcun'altra, e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!